E come dicevamo nei titoli, stiamo per collegarci con Vallecena. I comuni interessati soprattutto sono quelli di Cupello e di Furci rispetto alla situazione di impianti per il trattamento dei rifiuti, discariche, che sono al centro dell'attenzione non soltanto della magistratura che ha già sequestrato attraverso un provvedimento della Procura di Vasto una delle vasche dell'impianto di Cupello, ma anche dell'attenzione e della mobilitazione di amministratori locali, di cittadini, di comitati, e insomma di tutti coloro che temono, così come è emerso peraltro anche dalle prime risultanze delle indagini, l'arrivo di rifiuti da altre regioni. Vedo pronta la nostra Anna Di Giorgio con gli ospiti, allora linea a loro in diretta da Vallecena di Cupello. Anna. Sì, Carmine, grazie per la linea. Ci troviamo in Contrada Vallecena, nel territorio di Cupello, dove il 20 marzo scorso, appunto, come hai riepilogato anche tu, insomma, è stata sequestrata la terza vasca dell'impianto del Civeta qui a Cupello, gestito dalla Cupello Ambiente SRL. E tutto questo sequestro, insomma, è stato fatto dai NOE di Pescara su disposizione, insomma, del Tribunale di Vasto. Perché? Perché sarebbero state violate alcune norme ambientali relative alla gestione di questa discarica, che avrebbe fatto arrivare proprio qui in questo impianto, appunto, rifiuti anche da fuori regione, quindi, diciamo, bruciando, tra virgolette, diciamo così, la capacità di questa discarica nel tempo di soli 2 anni, insomma, nel 2017 e nel 2018. Tra l'altro sarebbero state anche violate alcune norme previste dall'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale. Insomma, per tutto questo, per riepilogare un po' la situazione e per cercare di capire anche qual è ad oggi la situazione, abbiamo due ospiti con noi. Come potete vedere dalle immagini della telecamera di Andrea Berardinelli, ci sono infatti Alessandro Lanci, presidente di Nuovo Senso Civico, e Tommaso Giambuzzi, ingegnere sempre di Nuovo Senso Civico. Presidente, lei che idea si è fatto, insomma, di questa vicenda, sulla quale chiaramente ci sono delle indagini in corso, per cui non possiamo entrare nei tecnicismi giudiziari di questa vicenda, però secondo lei, ci diceva, questa vicenda è stata gestita male, perché contestualmente, mentre veniva sequestrata questa terza discarica, la Cupello Ambiente chiedeva l'autorizzazione ad aprire una quarta vasca all'interno di questo impianto, però su un terreno privato. Insomma, secondo lei è stata gestita male questa vicenda? Purtroppo sì, molto male. Gli impianti di stoccaggio di rifiuti urbani devono essere gestiti dal pubblico, secondo noi, perché era la terza vasca gestita dal pubblico, è stata affidata al privato e con una cattiva gestione, appunto, perché ha bruciato in soli 2 anni la capacità che ne era prevista per 7. Adesso il privato crea una nuova emergenza perché la vasca è piena e ne vuole proporre una quarta, facendo assolutamente i suoi interessi, sì, ma sulla pelle dei cittadini di questo territorio. E tra l'altro, insomma, qui dicevamo anche con l'ingegnere Tommaso Giambuzzi di Nuovo Senso Civico, sempre ci sarebbe anche un problema di sicurezza su questo territorio, perché la discarica a valle, diciamo, ha anche un pozzo di estrazione del gas, e questa terza vasca l'estate scorsa è stata oggetto anche di un incendio per il quale sta indagando comunque la procura. Sì, e questo ci ha allarmato non poco, perché oltre al pozzo di gas che si vede qui a pochi metri, c'è anche la piattaforma di Civeta che per produrre compost produce anche biogas, e quindi abbiamo due fonti, due sorgenti di gas vicino a una discarica che ha preso fuoco. È evidente che c'è un problema di sicurezza, non solo per la zona, ma anche di sicurezza pubblica, e dovrebbe rientrare nel piano di sicurezza del prefetto. Il piano di sicurezza, quando è successo l'incendio, non c'era nemmeno, e quindi la popolazione non avrebbe neanche saputo come comportarsi nel caso che l'incendio fosse diventato peggiore di quello che è stato. Cioè, è stata una fortuna che è stato spento in poche ore dai vigili del fuoco. Adesso la situazione si ripresenta tale quale, non è cambiato niente dall'estate scorsa. E quindi c'è un motivo di preoccupazione in più, oltre a quello del rispetto delle condizioni ambientali.
Presidente Lanci, chi viene a conferire rifiuti in questa discarica, in questo impianto? Ma sicuramente tutti i comuni del Vastese per quanto riguarda i rifiuti urbani, e poi per il compostaggio quelli di molti altri comuni, di un po' di tutto Abruzzo, dal consorzio Ecolan, da quello del Teramano, dell'Aquilano, chiunque ha una necessità appunto di smaltire il compostaggio domestico. Ok Carmine, se non hai altre domande da studio, per ora diciamo che di nuovo non ci sono grandi novità, non ce ne sono, la situazione è ancora questa, c'è ovviamente un'indagine della magistratura in corso sulle vicende che già conosciamo, ma se non hai altre domande da studio ti restituisco la linea, noi intanto continueremo con i nostri ospiti ad approfondire la questione nello speciale che vi proporremo poi questa sera subito dopo il TG della sera, grazie. Sì, grazie, grazie a Anna, e naturalmente continueremo a seguire questa vicenda sia per i riflessi giudiziari sia per quelli che attengono all'informazione della pubblica opinione, come giusto che sia.